Ciao a tutti, io sono Valerie e bentornati in un altro video. Oggi, come potete immaginare dall'enorme pacco che sta a fianco a me, sono qua per un unboxing in particolar modo del sito Emp. Se non lo conoscete, Emp è un sito che vende merchandise, vende anche CD abbigliamento, ma in particolar modo vende merchandise di band, di serie TV, di film, come ad esempio Harry Potter, Animali Fantastici, Game of Thrones, Star Wars, Doctor Who, quindi ha davvero una grandissima varietà. E io ho fatto enormi danni, come potete immaginare. Prima però ci tengo a dirvi che Emp mette a disposizione per voi un codice che vi lascio in sovraimpressione o giù nell'info box. È un codice sconto di 5 euro su spesa minima di 30 e vale fino alla fine del mese. Inoltre, sotto nell'info box potete trovare il link al sito se non lo conoscete e andare a fare un giro. Direi a questo punto di non cincischiare oltre e aprire questo pacco. A me il pacco è arrivato integro, è un bel paccone come potete immaginare, e dentro ci sono vari oggetti che desideravo da un bel po'. Tra l'altro, se vedete qui ho eliminato i dati sensibili per potervi mostrare il pacco, perché altrimenti non potevo sollevarlo. A questo punto direi di spacchettarlo. Io sono armata di forbici, sapete che sono pessima ad aprire i pacchi, ma ci proviamo. Ok, credo di averlo aperto. Sì. È imballato tutto alla perfezione. Vi do una piccola preview se riesco a sollevarlo senza uccidermi. Ta-da! Adesso lo poggiamo qui. Oh, e leviamo gli oggetti uno per uno. Dunque, come prima cosa, oh mio Dio, vedo. Aiuto! Ok, vedo un Funko Pop. Io sono una grande amante dei Funko Pop, ne ho circa una trentina, se non sbaglio, di vari fandom in realtà. La maggior parte sono di Harry Potter, Game of Thrones, ne ho qualcuno di Suicide Squad, ne ho uno di Hunger Games, di Sailor Moon, qualcuno della Disney, quindi sono un amante. E questo qua lo volevo da una vita. Sto parlando di Newt Scamander con l'uovo da Animali Fantastici. È stupendo, ragazzi. È meraviglioso. La scatola è a posto. Io ormai sono oggetti da collezione, quindi sto controllando anche le scatole. Ma è davvero perfetto. Tra l'altro, è bellissimo. Io non posso credere finalmente di averlo perché adesso lo apriamo, eh. Lo desideravo da un sacco. In realtà, sono stata un po' sciocca perché volevo quello con la valigia, ma era un'esclusiva di una Summer Convention, se non sbaglio, e me lo sono lasciata scappare. Quindi alla fine ho optato per questo che adoro lo stesso perché Newt è troppo cucciolo per non essere amato. Eccolo qui. Dio. Guardate. Non so se si vede, magari faccio un close-up. È bellissimo. Lo adoro, è la follia. Tra l'altro è dettagliatissimo. L'uovo è tipo metallizzato, la bacchetta è del colore giusto. Gli si vede il papillon, l'orologio da taschino, l'impermeabile. Lo adoro. Ok, Newt lo mettiamo a posto accanto a noi. Lì. E continuiamo ad unboxare questa. La buttiamo via. Buttiamo via anche questa, tanto non ci serve. E il secondo oggetto che vedo è un altro Funko Pop. Dunque, per chi mi segue su Instagram sa che io sono un'appassionata di Game of Thrones, sa che il mio personaggio preferito è Jon Snow, e di conseguenza potete immaginare che cos'è questo Funko Pop. Sto parlando della nuova versione di Jon Snow. Anche qui era imballata perfettamente, la scatola è a posto e il Funko di per sé è stupendo. Io ho la prima versione di Jon, quella senza sopracciglia, però non appena ho visto questa qua mi sono innamorata. Tra l'altro nell'ultima stagione mi ha regalato non poche gioie. E quindi eccolo qui. Anche questo è dettagliatissimo, oltre alle cicatrici, la spada, lo stemma degli Stark qui sul mantello.
anche il codino, ragazzi. Cioè, come faccio a non amare il Funko Pop di John che ha il codino? Stupendo. Vi faccio anche qui close up, vediamo se riesco. Eccolo. È splendido. Lo adoro. Questo qua finisce sicuramente a fianco ai miei libri di Game of Thrones. E a fianco al mio altro John. Saranno due gemelli adesso. Richiuso anche il mio John, va vicino a Newt, anzi sopra. Spero che non cadano perché altrimenti sono rovinata. E continuiamo ad aprire la roba che c'è nel pacco. Dunque, come al solito vedo l'adesivo di Hemp. Questo è il loro simbolo madre, insomma. In ogni pacco dovrebbe essercene uno. Lo mettiamo qui. E l'altra cosa che vedo è una cosa che volevo seriamente forse da un anno. Io è un po' che sono appassionata di agende, è un po' che ho cominciato ad usare block notes per appuntarmi le cose perché sto invecchiando e non mi ricordo più niente. Quindi quando ho visto questa mi sono innamorata. E sto parlando del notebook di Corvo Nero. Terra c'è un casino, dopo dovrò pulire tutto. È stupendo, ragazzi. Allora, innanzitutto c'è il simbolo di Corvo Nero. Adesso vi faccio vedere se levo. Ok. Dicevo, c'è il simbolo di Corvo Nero in copertina e dietro c'è il simbolo di Hogwarts. Ha poi il fermapagine in modo che non si apra. C'è anche un portapenne nel caso in cui si voglia mettere una penna. Sulla prima pagina c'è il simbolo di Hogwarts, qui e anche dietro, se non erro. Sì, eccolo. Qua c'è una taschina. Sì, ragazzi, c'è una tasca. Credo che sia tipo per gli adesivi, per i segnalibri, robe del genere. Io di solito non uso queste tasche quando sono presenti nelle agende perché me le gonfiano. Però comunque è meravigliosa. L'agenda è a righe, tra l'altro non ve l'ho fatta neanche vedere. Pessimi, pessimi unboxing. Ecco, è a righe. Ragazzi, è stupenda. Io sono innamorata. Sono innamorata. Ve la faccio vedere più da vicino. Così. Questa è la spina e questo è il simbolo dietro. Sono sicura che lo userò molto probabilmente per organizzare i post su Instagram e i video su YouTube. E arriviamo all'ultimo oggetto presente all'interno del pacco, quindi questo può scendere giù. Dunque, è chiuso all'interno del cartone perché è un oggetto fragile. Ho preso una tazza, se riesco ad aprirla. Anche questo è imballato benissimo all'interno del suo cartone, così. Adesso lo leviamo. Dunque, ho preso la tazza termica, credo, di Hogwarts. La adoro. Anche questa l'avevo puntata durante il mio ultimo ordine su Hemp, ma alla fine non l'avevo presa perché sono una persona incredibilmente indecisa e prima di decidermi a fare qualcosa ci vuole, non lo so, tipo un sondaggio infinito tra me e me. Adesso ho paura anche di levarla perché sono anche mani di burro, quindi le cose mi cadono come se niente fosse. Ok, ce l'ho fatta. Adesso la mettiamo qua. Ecco qua. La tazza è nera con il simbolo di Hogwarts, è in ceramica e il copritazza, credo sia in silicone. Sì, è in silicone. Questa dovrebbe essere termica tipo, quindi dovrebbe mantenere calde le bevande che si ci infilano dentro. Io sono allergica al latte, quindi dentro ci metterò il tè. Così. Ma è davvero splendida. La qualità è fantastica. È bellissima. Guardate. È bellissima. Io sono molto molto contenta perché finalmente ce l'ho. Era una cosa che guardavo in realtà da un bel po' su Hemp e non mi ero mai decisa a prenderla perché appunto sono molto indecisa in generale quando ordino online. Ce n'erano altre che mi piacevano, c'era quella col calderone che era fantastica, ma alla fine ho optato per questa perché è stato il mio primo amore e non mi sono pentita. Credo ci fosse anche di Grifondoro, però io sono una fiera Corvo Nero, come potete capire dall'agenda, e quindi l'ho presa di Hogwarts, così è un po' generica e la posso usare sempre. Saranno questa, i Funko e l'agenda, le protagoniste della mia prossima foto, anzi delle mie prossime foto, perché ragazzi sono troppo belle. Io lo so, sto ripetendo sempre, sono troppo belle,
Ma che cosa gli vuoi dire a una tazza del genere? Quindi ragazzi, questo era il mio unboxing per Amp. Io spero che il video vi sia piaciuto, anzi fatemi sapere giù nei commenti che cosa tra le quattro cose vi è piaciuta di più, che cosa avete ordinato, se mai avete ordinato da Amp, se vi piacciono i Funko Pop, in tal caso fatemi sentire meno in colpa e fatemi sapere quanti ne avete. E soprattutto volevo farvi una piccola domanda. Ho già chiesto su Instagram se preferite uno sfondo tipo quello che ho adesso dietro, oppure lo sfondo della mia libreria, che è quello del video precedente. La maggior parte di voi ha risposto questo, quindi io mi sono adattata e l'ho fatto qua. Fatemi sapere se vi può far piacere vedere di nuovo questo sfondo nei prossimi video o se preferite tornare allo sfondo con la libreria, considerando che la libreria del precedente video, quindi quella piccolina d'angolo. Detto questo, niente ragazzi, io spero di nuovo che il video vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo. Ciao!